Abbiamo un limite, in questa chiesa entreranno soltanto 50 persone. Ad ogni invitato sta assegnato la postazione con questa X a terra. Oggi ci ritroviamo per il primo matrimonio dopo il lungo lockdown. Mi definisco sposi coraggiosissimi. Dopo due o tre rinvii hanno detto adesso basta, quella sarà la data, succeda quel che succeda. Per noi c'è stato un danno economico non indifferente, siamo stati proprio letteralmente chiusi, quindi perdite subite, matrimoni slittati, anche supporti psicologici agli sposi, un continuo volerli rassicurare, rasserenare, perché comunque non c'era nessuna certezza e forse anche oggi non c'è ancora nessuna certezza a tal riguardo. Le cerimonie sono un motore dell'economia, però per quanto ci riguarda è stata dura, possiamo L'unica fare una. possibilità che avete sono le cerimonie Sono le cerimonie. religiose. Non è una vera e propria festa, però almeno il momento principale è un matrimonio. Deciso di, nonostante tutto, di proseguire per la nostra strada perché diciamo il Covid non può fermare anche questi sogni che comunque uno custodisce nel cassetto da anni. Speriamo di poter festeggiare con tutti i nostri amici poi a giugno. Oggi Funzione soltanto religiosa. funzione religiosa e poi solo qualche scatto di foto per ricordo con il nostro fotografo di fiducia. Questi sono tutti abiti in giacenza. Certo, ma magari fossero solo questi. Ne abbiamo centinaia e centinaia di abiti da consegnare, sono tantissimi gli abiti e le spose che purtroppo rimandano una volta, due, tre, sono esauste. There's a place I go to when no one knows me. È come un sogno che non vedi realizzare mai. Tutte aspettiamo quel giorno e vederlo così andare in frantumi è una tragedia psicologica. Lei quante volte ha spostato la data? 6 volte. La data era fissata Per il 6 maggio, per? però Sì, non è no. possibile. È tutto fermo, è tutto bloccato, abbiamo dovuto rimandare tutti i dipendenti a casa, in cassa integrazione, senza una programmazione, anche con loro diventa difficile e complicato per dire vieni a lavorare oggi, domani non venire. Quello che chiediamo, fateci lavorare, siamo veramente in ginocchio, mettete delle date certe. Al sud è un evento che ti aspetta in Sì. famiglia. Ci sono anni di preparativi, non mesi. A volte le famiglie mettono da parte spese, soldi, insomma, per poter fare un matrimonio bello ai propri figli e vedere rovinato così. Emotivamente che cosa è stato per lei? Brutto. Si vive con l'ansia, si vive con il terrore di non farcela neppure questa volta. In questo periodo non avere certezze per come poter partire e per poter programmare, ad oggi ancora non sappiamo se riusciamo a fare qualcosa nel mese di giugno o nel mese di luglio. Gli spazi sono molto molto grandi, permetterebbero veramente qualsiasi tipo di distanziamento. C'è un tempo tecnico per organizzare il tutto. È impensabile che un mese prima della data prefissata per un evento non si sa se si fa o no. Siamo stati penalizzati l'anno scorso totalmente, scendendo un fatturato minimo, 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 forse del 10%. Quest'anno invece ci avviamo un totale disastro, visto che attualmente non c'è uno spiraglio, insomma ancora non si vede niente. Noi fungiamo da volano effettivamente perché è un castello che è stato sempre il centro, diciamo, il fulcro di una realtà, di un borgo e i dintorni risentono molto di questa chiusura, insomma, economicamente pesa. Io le dico una cosa che mi fa piangere il cuore, io ho avuto delle offerte per quanto riguarda dei fondi esteri, se volevo vendere delle quote del castello o addirittura tutto quanto, cosa che io non farei mai, insomma. Però penso che molti altri potrebbero cedere, che è facile in certi momenti tirarsi indietro e dire non ce la faccio più.